Salve a tutti amici carissimi, sono in compagnia di un amico, possiamo dire assolutamente così perché la prima intervista risale all'8 giugno del 2008. Oggi ci risiamo, Roberto Pagliai dello 0571 Garage di Empoli, ciao! Ciao Serena! Grande situazione, vogliamo spiegare un pochino ai nostri amici che cosa sta succedendo qua nel centro della Toscana. C'è un grande movimento, i colori azzurro, rosso e bianchi stanno davvero spopolando, spieghiamo un pochino meglio ai nostri amici. Allora, di nuovo ciao a tutti, sì, allora, è semplice, noi siamo nati l'8 di giugno del 2008, te eri con noi, quindi sai di che cosa sto parlando, la nostra è una realtà estremamente giovane, perché comunque sono 2 anni che siamo operativi sul mercato, non è stato semplice, non è semplice, abbiamo avuto un'idea, diciamo un progetto, che era quello di sviluppare una distribuzione in franchising di quello che fosse il nostro brand. Abbiamo iniziato la comunicazione a gennaio per l'esattezza in occasione della Fiera di Verona e in quell'occasione abbiamo proposto e promosso la disponibilità per quanto riguardava l'aspetto franchising. In questo momento diciamo che da che siamo usciti sui giornali e quindi da che abbiamo iniziato a presentarsi a Verona abbiamo avuto un discreto successo, stiamo lavorando per questo, ci siamo organizzati. Questa apertura di oggi è un'apertura importante perché è per noi il primo passo verso una direzione che è abbastanza precisa, che è quella di rendersi più visibili possibili nell'interesse di tutti quelli che parteciperanno a questo progetto. In realtà questo è un progetto estremamente semplice, oltre che essenziale, ma che ha probabilmente di fondo un movimento importante, che è quello di rendere visibili chi sa fare questo mestiere e chi vuol fare questo mestiere nel miglior modo possibile. Questo è un po' il concetto molto semplice, anche un po', se vuoi, fin troppo semplificato, ma che rende, spero, l'idea. E allora una vera e propria festa biker qua oggi a Montemurlo, siamo a Prato, no? A Prato, a Oste. Siamo a Prato, quindi siamo nel centro della Toscana, come ho detto prima. Toscana, esatto. Noi, la nostra attività, ripeto, è iniziata ad Empoli e Prato è in questo momento quella realtà, la prima realtà che ha preso corpo, ha preso forza, vitalità e non è altro che per ora, diciamo nel breve periodo, la prima vera realtà con cui abbiamo iniziato questo percorso insieme. Nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nell'arco delle prossime settimane, inizieranno anche altre attività e nell'ordine quella più, diciamo, più vicina è quella di Braccagni, che in realtà apre il 15 di maggio, è lo 0564 Garage. Braccagni Grosseto. Braccagni Grosseto, brava per la precisazione, che è quella appunto che è la prossima, dopodiché ci sarà quella di Rosignano, Castiglioncello, provincia di Livorno, che è il 5 di giugno. Queste sono le 3 realtà che assieme alla nostra in pratica vanno a creare un gruppo che in questo momento ha il suo punto di forza sulla Toscana. Per noi era un po' il punto di partenza, abbiamo cercato di sviluppare questo progetto nel miglior modo possibile, cercando di rendere la cosa il più appetibile. Il nostro è un progetto estremamente semplice, come ho detto prima, quello che a noi interessa è dare visibilità a chi sa fare questo mestiere. Ovviamente dietro a tutta questa organizzazione c'è la voglia e la disponibilità da parte nostra di dare un know-how, di insegnare, ma non perché siamo professori in questo, perché ci interessa mettere a frutto, a disposizione tutta quella che è stata la nostra esperienza nell'arco di questi anni a fronte di chi ha deciso di seguire il nostro progetto. Questo in maniera molto semplice, se vuoi anche fin troppo sintetico, ma spero renda bene l'idea. E allora 0574 Garage di Montemurlo qua a Prato, andiamo a conoscere il titolare, tutto lo staff e quindi chi incontrerete una volta entrati qui in questa fantastica officina. Grazie Roberto e complimenti. Grazie a voi e spero di vedervi e sentirvi presto.
0574 Garage di Montemurlo a Prato, finalmente sono in compagnia dei titolari e quindi a Daniele, Fabio e chiaramente la dolce Amalia. Allora io chiedo a Fabio così le impressioni, perché questa è un po' un'avventura, abbiamo definito così fin dall'inizio, impressioni a caldo su questa giornata che è un po' quella che dà il via a questa officina che poi inizierà a lavorare con tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, anche con tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Più che il via è un'avventura, diciamo così, un'avventura che ci porta a vecchi amori. Noi abbiamo cominciato con le Harley diverso tempo fa, poi con l'amicizia con Roberto e Giampaolo siamo voluti entrare in questa avventura per noi importante, perché ci crea modo di immagine, ci crea modo di esperienza cumulata tra noi, tra loro e tra altre persone, tra cui meccanici, per quanto riguarda anche pezzi di ricambio, piuttosto che impressioni con i clienti. Devo dire che far parte di un marchio che è già avviato, quindi un marchio che è già conosciuto e che insomma si è fatto conoscere anche in quello che è appunto il mondo biker, il mondo delle moto, è già un passetto avanti, quindi insomma la strada sarà, non ti dico proprio del tutto spianata, però insomma sarà un pochino più facile. Perlomeno non è in salita. Non è in salita. E quindi un'attività che nasce da una passione, voi siete dei customizer, questo è un dato di fatto, quindi il marchio 0571 Garage che parte da Empoli, poi passa da qua e poi apriranno un sacco di altri punti di riferimento. Oggi è una giornata fortemente voluta, una giornata di festa, ci parli un pochino della gente che è venuta, di che cosa vuoi dirgli e che cosa si devono aspettare da questa officina? Beh, cosa dirgli? Grazie. Grazie perché semplicemente credono in noi, tra cui sono molti amici, amici di amici, credono in noi, nella nostra manovalanza, nella nostra esperienza, quel poco di esperienza accumulata in pochi anni, e di umiltà, cioè niente di più. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, di creare sempre progetti migliori, creare sempre progetti più innovativi e retro. Cioè, stiamo cercando di dare una nostra impronta insieme a 0571, noi abbiamo la nostra linea, abbiamo le nostre idee, abbiamo i nostri clienti. E qui ci sarà anche una linea d'abbigliamento, visto che abbiamo parlato di linea, quindi Amalia sarà un po' diciamo così il punto di riferimento anche delle ragazze, quindi delle donne, delle mogli, delle fidanzate, dei biker che arriveranno qua e quindi magari vorranno vestirsi con questo marchio, con i colori azzurro, rosso e bianco. Certo, speriamo di sì. Quindi un grande divertimento anche per te, un gran lavoro. Cercherò di fare ogni possibile. Senti Daniele, noi qua fuori abbiamo, dimmi, noi qua fuori abbiamo delle vostre creazioni, quindi adesso le andremo a vedere. Che cosa ti aspetti da questa avventura? Ma mi aspetto il meglio. Sono ottimista, spero di fare il possibile per accontentare i clienti e vediamo. Vediamo. Allora facciamo una cosa, adesso andiamo fuori, andiamo a vedere qualcosa che voi avete già creato e poi da domani, quindi chi ci sta seguendo sicuramente avrà l'occasione di vedere le immagini, di capire dove si trova la vostra officina e verranno sicuramente a trovarvi. Grazie, usciamo e andiamo a vedere.